Ciao ragazzi, secondo scudetto Women. Ok? Mi è mancata questa rubrica, spero di sì, spero che la guardiate in tanti e che vi divertiate con me a leggere certi casi umani. Come sempre ringrazio l'angolo di Kino e Kinoshi per avermi dato l'idea di, diciamo, permettergli di copiare la sua rubrica che fa sugli anti-J, ma ovviamente portandole sulle Women. E voi mi direte, ma perché ci sono casi umani anche sulle women? Sì, ne ho raccolti giusto 6. Come avete, se andate a vedere, ne ho fatti altri video. Speriamo che non sia l'ultimo di questa stagione, perché in caso, secondo me, di vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus, riuscirò a farne anche un altro. Però chiaramente questo ovviamente non si poteva non fare, no? Dunque, Juventus campione d'Italia e loro sportivamente subito. Eccolo qua. La cosa più classica del mondo. Ladre! Ora, detto onestamente, non c'è stata una sola partita quest'anno con un episodio dubbio a favore della Juve. Una non c'è stata. Però ladre, a prescindere ladre. Ma va bene. Ok, qua poi, adesso qua è un cavallo di battaglia che vado avanti per un po' di... Cioè già dall'anno scorso. Peccato che la Juve femminile abbia comprato la licenza per potersi iscrivere alla Serie A e che abbia comprato mezza rosa del Brescia. Allora, che la Juventus abbia comprato la licenza di Serie A è vero, l'ha presa dal Cuneo, così come ha fatto l'Hellas Verona, così come ha fatto il Chievo Verona Valpo, così come ha fatto il Milan dal Brescia, così come ha fatto la Fiorentina dal Firenze, così come ha fatto l'Inter che partirà dalla Serie B e non dai dilettanti proprio perché ha preso l'Inter femminile Milano, e così come hanno fatto tutte le squadre partecipanti della Serie A, tranne Pink Bari che quest'anno è retrocessa, Florencia e Tavagnacco. Tutte le altre hanno comprato la licenza, quindi però chi è che ha vinto in questi 2 anni? La Juve, punto. Ha comprato mezza rosa del Brescia. È vero, l'anno scorso la Juve ha preso tanto dal Brescia e quest'anno ne ha presi altri perché ha preso anche Girelli e Sicora. Però chi ha la squadra del Brescia dell'anno scorso è il Milan. Ed è dietro. Tu, basta. Cioè, Milan è dietro, tu che hai preso dal Brescia tanti, però sei comunque dietro. Poi cosa vuol dire ha comprato mezza rosa del Brescia? Se l'ha comprato è perché il Brescia evidentemente ha venduto le giocatrici. Insomma, non è che la Juve le rapisce con le bende, no? Ma qua poi l'originalità. Ma ste tizie sono forti oppure rubano come la Juve vera? Scusate, ma non seguo il femminile. Ecco, continuo a non seguirlo perché con questo spirito parti malissimo. Poi rubano come la Juve vera anche qua. Ma do. Cioè, se voi immaginatevi, se la Juve fosse passata con l'Ajax e all'Ajax non avessero dato un rigore come quello che non hanno dato a Bentancur. E poi mi sento dire che la Juve ruba, vabbè. Poi, vabbè, se tizie sono forti oppure rubano quella Juve vera, ti rispondo io sono fortissime perché se no non vinci 2 campionati in 2 anni. Ah, questo è fantastico. Non se le cacava nessuno, ora che la Juventus femminile vince lo scudetto, Sky addirittura trasmette le partite prostituzione intellettuale. Allora, il fatto che nessuno si cacava il calcio femminile, ni, perché la prima partita che fa vedere Mediaset Premium in diretta per i propri abbonati 2 anni fa è stata una partita di Champions della Fiorentina. Il primo servizio che io ho visto Sport Mediaset era la vittoria dello scudetto del Verona con Melania Gabbiadini capitano intervistata. Quindi non se ne cagava proprio nessuno, non è così. Se Sky ha preso la licenza è perché l'entrata della Juventus l'anno scorso ha portato tante di quelle visualizzazioni, quel sentimento che mancava nel calcio femminile. Io credo che comunque l'entrata della Fiorentina, l'entrata del Milan, l'entrata della Roma, l'entrata della Juve, adesso entrerà l'Inter. Credo che Sky abbia drizzato le orecchie soprattutto per quello. Comunque, non solo addirittura trasmette le partite, ma ti dirò una notizia in più, caro amico mio. Per la prima volta nella storia hanno fatto diretta gol per il calcio femminile. Hai capito? Pensa te. Ed è prostituzione, non è prostituzione intellettuale. È semplicemente che non siamo il Medioevo. Tutto qua. Ah, poi fantastici, questi due è una bella combo, eh. Bravi, andate a festeggiare oggi pomeriggio con la foto di De Ligt. E tra l'altro non aveva quella maglia lì De Ligt, quindi ti devi aggiornare perché l'Ajax ha giocato con la maglia nera a Torino. Detto questo, non riesco a capire il senso del calcio femminile con la Champions, seppur
bisogna dire la verità, è stata una brutta serata quella di martedì, ma francamente io ho da festeggiare, quindi vado a festeggiare. Te non so neanche che squadra puoi tifare, ma a meno che tu non tifi Milan, Lazio, Atalanta o Fiorentina, quest'anno vai proprio male. E poi sotto un altro genio, Caressa chiede ed ottiene che il logo di Sky Sport venga modificato. È più attuale, dichiara, è più attinente alla realtà che stiamo vivendo. E c'è Sky G Sport. Questo è meraviglioso proprio perché, cioè, io sento molto parlare di Sky Juve quando in realtà secondo me Sky non l'ho mai sentito, non lo vedo così tenera con la Juve. Però va bene, no? Ma sì, ma non va bene, no? Cioè adesso Sky, secondo loro, una squadra vince il campionato femminile, non avrebbero dovuto dirlo perché è la Juve. Se però la Juve avesse perso il campionato femminile, si doveva parlare perché a quel punto era giusto parlarne. Sono meravigliosi perché loro vorrebbero un'informazione che escluda la Juve da tutto e parlare solo di come la Juve va male per poter godere, perché le loro squadre d'altronde non riescono a portare assolutamente nulla. E poi allora, io non vi dirò mai il nome di questa persona, però vi posso dire che non è la prima volta che gli posto un commento qua. Ok, ci parlava dell'impulso positivo che ha dato la Juventus al calcio femminile e la risposta è stata: quale impulso? Tipo spostare in 12 ore uno spareggio scudetto a 48 ore dalla partita dopo aver fatto un casino della Madonna, anticipando al sabato i maschi per loro capriccio, sapendo da più di un mese che se ci fosse stato spareggio avrebbero giocato in quella data? Un bel impulso di dittatura sportiva ha dato. I gobbi sono gobbi, femminile o maschile sono uguali. Questo sarebbe da scolpire in pietra per tutti quelli che volevano il gemellaggio tra Juventus e Brescia. Però al di là di questo, il problema è che come fai a spiegargli che non era stata la Juve a chiedere di spostare quella partita? Perché qua si parla dell'anno scorso Brescia-Juve, lo spareggio che si è giocato a Novara, ed era stata la Rai a chiedere di poterlo spostare, perché se no altrimenti avrebbero visto la Juve maschile, ci sarebbe stato meno share e quindi la Rai avrebbe venduto meno gli sponsor, avrebbe venduto meno pubblicità. Ma come fai a farglielo capire? C'è uno che mi risponde così: un bel impulso di dittatura sportiva. La dittatura sportiva la Juve non è che se la crea perché è così, cioè la Juve se la sta guadagnando sul campo, nel senso che la Juve ha vinto questo campionato non perché è in dittatura sportiva, ma perché sicuramente quest'anno è stata la squadra più forte, punto. Nulla togliere a Fiorentina e al Milan, soprattutto alla Fiorentina, che se avesse vinto il campionato non ci sarebbe stato nulla da dire. Però la Juve l'ha vinto sul campo, quindi dittatura sportiva che cosa? Poi, se proprio vogliamo dirla tutta, questo spareggio non andava manco giocato, perché la Juve ha vinto l'andata 4-0 e il ritorno ha perso 2-1 in casa. Quindi si può parlare quanto vogliamo, ma quello spareggio lì non era neanche da giocare, perché la Juve avrebbe dovuto vincere il campionato per differenza reti e per scontri diretti. Quindi questa è proprio una boiata allucinante. Questa è stata una boiata allucinante. È buona. Cioè, qua è riuscito in un... Quante righe sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 righe di commento a dire circa 160 cavolate. E non è facile. Credo che sia un nuovo Guinness World Record. Ti tengo presente per la prossima edizione dello Show dei Record, perché secondo me ha buone possibilità di battere il record di cazzate in un minuto. Ragazzi, questo è solo un assaggio, ma guardate che se voi andate sui vari commenti delle varie pagine ne troverete a iosa. Io mi fermo qui perché non voglio fare un video troppo lungo che poi magari vi annoia, quindi mi fermo qui. Però vi consiglio, andate a vedere perché ce n'è proprio a iosa e vi divertite, perché capite veramente che l'Italia è un paese che è allo sbando, proprio perché c'è questa gente qua che vive lo sport in questa maniera, soprattutto il calcio femminile, che è uno sport sano e con un ambiente, come ho sempre detto, diverso dal calcio maschile in molti casi. E poi ci sono questi come posso dire, elementi che sono l'eccezione, e quindi insomma, che dire ragazzi, si commentano da soli. E dunque io finisco qua questo video, ripeto, spero che non sia l'ultimo di quest'anno, nel caso abbiate pazienza ci si sente l'anno prossimo, nel caso non fosse l'ultimo quest'anno invece ci si sentirà molto presto, anche per questa rubrica.
Ragazzi, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Fino alla fine, forza Juventus Women e forza calcio femminile, quello vero, non quello che abbiamo letto finora, quello di persone che ragionano e non si fanno prendere dalle cazzate. Ecco. Ciao ragazzi, al prossimo video.